Glaucio Criscione, vuoi la qui presente Agrippina Solmo per tua legittima sposa secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Sì. E tu, Agrippina Solmo, vuoi per tuo legittimo sposo il qui presente Rocco Criscione secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Sì. Datevi la mano destra. Ego coniungo vos in matrimonio, in nomine Patri, sette figli, et Spiritus Santi. Amen. Sai, è come una cerasa, io vi saluto a tutti e me ne vai a casa. Sì. Se è per Rocco vi sbagliate, commissario. Non l'ho ammazzato io. Meglio così, vuol dire che ti rimanderemo subito a casa. Commissario, sono padre di famiglia e un affronto simile non me lo merito. Andiamo, Neli, che vuoi fare uno scandalo? Più parlo e più il paese si raduna di fuori. Ti conosco da anni e la cosa si poteva fare in amicizia. Un semplice interrogatorio. No, no, lasciatemi! Lasciatelo! No! Portatelo via! No! Lasciatelo! Papà! 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 Innocente! Non portatelo via! Innocente! Papà! Coscienza avete il torto che mi fate? E cammina. Coscienza, la nostra benedizione, mi aiuti ad avere giustizia. Hanno arrestato mio padre, innocente. Venite tutti da me come se io fossi il padre eterno. Io non c'entro con la giustizia. Se hanno arrestato tuo padre avranno avuto le loro ragioni. Non mi abbandoni, cosa faccio io senza mio padre? Cosa do da mangiare a quelle due creature? Passa a palazzo e fatti dare da mamma Grazia un sacco di farina.
Nelly Casaccio, vi accuso di aver ucciso Rocco Crescione. Avete qualcosa da dire? Eccellenza, sono innocente. Beh, questo l'avete già detto. Sedete. I testimoni. Locurzio Carmine! Rancore c'era, rancore! Il motivo non lo so, ma un giorno che Nele si incontrò con Rocco sulla via del castello... Una fiammata, gridava Nele, una fiammata ti faccio fare! E mi sono male ai coltelli, ma li separarono e per quella volta finì lì. Io dico che Nele ha fatto bene ad ammazzare Rocco. Ma che dici, Turi? Non sono stato io. Siamo amici da 30 anni, Nele. Anch'io avrei sparato se mi avessero disonorato la figlia. Non è vero, lo giuro davanti a Gesù Crocifisso, non è vero. Non è vero che Rocco vi stava sempre appresso e vi comprometteva davanti alla gente? Veniva a cantare sotto le mie finestre, io cercavo di farlo smettere. Rocco, femminile, avete quante volete, gli dicevo, non venite più da me. Ma lui tornava la sera e cantava. Allora uscivo per non farlo sentire a mio padre, per farlo star zitto. Lasciatemi in pace, santo cristiano, gli dicevo. Ma in sostanza, quali erano i vostri rapporti con Rocco? Io a Rocco allora gli volevo bene. È vero che vostro padre gli sparò una fucilata una notte? Sparò in aria per spaventarlo, eccellenza. Mio padre non voleva che Rocco mi stesse intorno perché la gente sparlava. Fecero anche una lite per questo, ma Rocco giurò a mio padre che mi avrebbe sposata. E invece sposò Agrippina Solmo. E vostro padre l'uccise per vendicarsi. Non è vero, eccellenza, non è vero. Quando Comarassunta venne a dirci che Rocco si era promessa ad Agrippina Solmo, mio padre fu contento. Lui aveva sempre pensato che Rocco non era fatto per me. Disse, una figlia sta meglio di te in casa che fuori malaccasata. Io so che mio padre non gliene volle a Rocco per l'affronto che ci fece. Quando il mattino doveva sposarsi, mio padre andò da lui e gli fece gli auguri. Come può averlo sparato se gli ha fatto gli auguri? Potete andare. Il marchese di Rocca Verdina. Sarei morta piuttosto che fare torto a mio padre. Credimi, papà, non hai da arrossire di me. Il marchese di Rocca Verdina. Voscenza. Signor Marchese, la corte è spiacente di avervi portato disturbo, ma ai fini della giustizia si è creduto opportuno chiamarvi a testimoniare. Per quello che posso, volentieri, eccellenza. Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Ditelo, giuro. Lo giuro. Accomodatevi, signor Marchese. Risulta dagli atti che il defunto Rocco Crescione è stato alle vostre dipendenze per 7 anni.